Warhammer ha una lunga tradizione di videogiochi legati al suo marchio, tra cui anche moltissimi di alta qualità. Da Vermintide fino ad arrivare a Total War e Space Marine, Warhammer ha esplorato un po' tutti i sottogeneri del videogioco, esplorando oltretutto molto bene la lore complessiva e tutte le ambientazioni che compongono la saga. Tuttavia, purtroppo in VR il franchise non si è dimostrato della stessa pasta. Battle Sister, uscito un annetto fa, si era dimostrato non solo il peggior gioco di Warhammer mai uscito sul mercato, ma anche forse il peggior gioco di Oculus Quest mai uscito fino a quel momento, tanto che ci siamo allontanati con una certa tristezza, con le lacrime agli occhi, da questo storico franchise di robottoni. Lo so che non sono per forza robottoni, non fatemi incazzare. Fortunatamente entra in gioco Carbon Studio, che ci propone invece un'avventura molto più profonda e interessante, che porta il nome di Warhammer Age of Sigmar Tempestfall. Io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, mettere un cuoricino e lasciare un commento dopo che avrete visto la recensione. Detto questo, vediamo come se la cava appunto Tempestfall nella nostra recensione. Nei panni di un Lord Arcanum, il nostro compito è quello di muoverci per il regno di Sish, eliminando i dispensatori della notte che hanno conquistato quelle terre per ristabilire infine la pace nel paese. A partire da uno script molto tradizionalista, Tempestfall ci dà la possibilità di esplorare un'ampia quantità di aree tra loro interconnesse, dandoci l'impressione di star vivendo una vera e propria avventura fantasy. Se già con il secondo di Wizards, Carbon Studio ci aveva restituito quell'avventura single player dritta che in molti cerchiamo in VR, con Tempestfall i nostri superano tutti i loro standard, aumentando la libertà data al giocatore nell'esplorazione, la profondità del combat system e la possibilità di aumentare le statistiche del nostro personaggio. Il nostro alter ego avrà infatti a disposizione tre armi principali che potremo impugnare in qualsiasi momento in entrambe le mani e che potremo potenziare attraverso un tavolo da lavoro che ritroveremo sempre nel lab principale. Per farlo avremo chiaramente bisogno di una serie di risorse che recupereremo direttamente sul campo di battaglia e che si nasconderanno dentro un level design intricato, pieno di scorciatoie e particolarmente prestato al backtracking. Qui troviamo però già uno dei grandi difetti di Tempestfall, ovvero il suo level design. Nonostante una divisione in aree elegante e funzionale e nonostante un'ampiezza del perimetro di gioco che non vediamo tutti i giorni in VR, il level design risulta però anche difficile da metabolizzare. Questo perché in questo nuovo Warhammer in realtà virtuale non avremo mai veri e propri punti di riferimento per quanto riguarda la main quest e se ad esempio il gioco ci chiederà di entrare nella prigione dovremo farlo semplicemente seguendo il nostro istinto e non attraverso un comodo puntatore che ci indichi la via. Avrei preferito avere la possibilità di abilitare o disabilitare un eventuale indicatore in modo da rendere meno frustrante l'esplorazione e aumentare così il ritmo dell'azione che vive qui soprattutto di combattimento. Attraverso le armi a nostra disposizione dovremo sconfiggere fantasmi, scheletri e creature della nebbia attraverso una velocità d'esecuzione ragguardevole, muovendo a destra e manca le nostre armi affilate ed eseguendo utilissime e devastanti spell. Il lavoro sul combat system è concettualmente estremamente valido e ci dà la possibilità di agire come più ci aggrada, in base alle magie e le armi bianche che troveremo più consone al nostro stile di gioco. Tre magie ad arma, tutte evocabili attraverso un movimento specifico della mano e tutte estremamente soddisfacenti da usare. Il problema del combat system di Tempestfall è però legato al combattimento melee nudo e crudo, che vede il suo peggior tallone d'Achille nelle hitbox. Queste ultime risultano a tutti gli effetti il peggior difetto del gioco, poiché rispondono una volta sì e tre no ai nostri colpi, lasciandoci interdetti in più di un'occasione durante gli scontri più intensi. Se non fosse per le ottime magie, chiaramente riprese da un know-how precedente, il sistema di combattimento di Tempestfall sarebbe stato semplicemente rotto. Così com'è risulta comunque divertente, ma indubbiamente frustrante. In ogni caso, tra esplorazione e combattimento, la formula va giù liscia come l'olio dall'inizio alla fine dell'avventura, anche grazie a qualche piccolo enigma ambientale che andrà a variare il game loop e qualche trovata di messa in scena veramente strabiliante, soprattutto nell'ultima sezione del gioco. In Carbon Studio si sono chiaramente sforzati di restituire un'avventura in grado di stupire ogni cambio location, ogni nuova apparizione di un singolo mostro, e questo si vede. Sembra effettivamente di stare di fronte a un prodotto AAA, ma alcune sporcature del codice ne svelano invece l'animo profondamente indipendente.
Al di là degli errori di level design, di quelli legati al combat system, Tempestfall presenta anche un'intelligenza artificiale piuttosto deficitaria, una scalata molto approssimativa, una serie di bug e glitch che mi hanno costretto un paio di volte a riavviare il gioco e una manciata di crash sporadici, che fortunatamente avvengono soltanto a ridosso di un salvataggio. Voglio dare fiducia allo studio di sviluppo e credere che con la patch del Day One tutte queste problematiche o quasi si vedranno corrette, ma ad oggi i problemi persistono. C'è un problema più di altri che mi ha impedito di godermi davvero Tempestfall, ovvero l'ottimizzazione. Non è il solito discorso legato alla pesantezza propria del gioco e anzi, nonostante il titolo presenti un impatto tecnico estremamente valido, il gioco di per sé funziona bene sulle configurazioni di arredi e presenta anche una buona scalabilità. Il problema è che a volte, in modo assolutamente randomico, il gioco inizierà a scattare pesantemente per una quantità di tempo indefinita fino al riavvio successivo. È come se, al cambio di un livello, la GPU non riuscisse a sovrascrivere i dati della nuova mappa, ma andasse ad accumularli fino a rendere il carico di lavoro troppo importante. Può darsi sia un bug legato alla fruizione di Tempestfall in Air Link con Oculus Quest 2, come l'ho giocato io, ma anche qui il problema comunque c'è, e non è stato facile conviverci. In sua discolpa, come anticipato, il titolo di Carbon Studio è davvero molto molto bello da vedere. My Lord, we tried to scout the area. A partire da delle ambientazioni mastodontiche, piene di dettagli, fino ad arrivare a un lavoro sulla modellazione dei nemici che ho visto raramente in prodotti VR indipendenti, Tempestfall ha il fascino della next gen in VR ed è sinceramente in grado di stupirci con tutto quello che visivamente ha da offrire. Rimango curioso di come tutto questo sarà adattato nella prossima uscita su Oculus Quest, ma su PC il risultato è effettivamente eccezionale. Tempestfall farà comunque felici molti giocatori, anche grazie a due elementi da non sottovalutare. Il primo è una traduzione completa dei sottotitoli in italiano, che daranno modo di seguire senza problemi la sua narrativa anche per chi non conosce particolarmente l'inglese. Il secondo è una durata complessiva di circa 5 ore, che possono aumentare se contate di esplorare nel dettaglio tutte le location e potenziare il personaggio al massimo delle sue possibilità. Due elementi che vengono chiesti sempre a gran voce dai giocatori e che sapranno finalmente accontentarli in attesa che tutto il mercato AAA si sposti in realtà virtuale. Warhammer Age of Sigmar Tempestfall è una buona avventura che non inventa chiaramente niente e si limita a riproporre un po' le cose che già funzionavano in The Wizard Art Times, presentandoci tante buone idee di gameplay, di messa in scena e presentando anche però molti difettucci che ne svelano la sua natura profondamente indipendente. Con un po' più di attenzione, Tempestfall sarebbe potuto essere un vero imperdibile della realtà virtuale, mentre, così com'è, è soltanto appunto una buona avventura consigliata a tutti gli amanti del genere, che però non tocca mai quelle vette che abbiamo visto nella storia recente con lo stesso genere.